Pare che sono le novità anche nel settore delle luci di Wood o UV o luce nera o ultravioletta, che dir si voglia. Da tempo ormai sono tornati di moda i fluoparti, ma l'effetto luce di Wood o luce nera si vede sempre più spesso in contesti diversi, come i saggi, rappresentazioni teatrali o anche in palestra nei corsi di fitness o di danza, ad esempio. E proprio per questo si è rivelata la necessità di passare dalla vecchia tecnologia delle lampe da fluorescenza, quindi i tubi e il neon, oppure da quelle delle grosse lampade a bulbo a scarica e vapore di mercurio, di passare, dicevo, alla tecnologia LED molto più utile ed efficace. Le Wooda LED, oltre che a consumare meno energia elettrica, non hanno bisogno infatti di tempo di preriscaldamento come succedeva in precedenza, si accendono infatti immediatamente infilando la spina o dandogli il consenso, permettendo tra l'altro l'effetto strobo, ma soprattutto non hanno la fragilità intrinseca delle grosse lampade o peggio ancora dei famosi tubi al neon. Installarli e trasportarli sarà quindi molto più semplice, veloce e sicuro soprattutto. In questo caso specifico vediamo un proiettore di luce di Wooda LED molto potente, parliamo di 80 watt, 80 watt a LED sono parecchi, che a fronte di un costo superiore dona però una facilità d'uso e un controllo sulle emissioni luminose, soprattutto sulla gestione, molto superiore. Può infatti fra l'altro essere comandato ovviamente in DBX, ma anche con un radiocomando opzionale o anche in Wi-Fi, addirittura senza fili, con un'applicazione, un'app sul telefonino. Dimenticavo, le lampade a LED non scaldano, non si rompono, non si esauriscono dopo un certo numero di ore di funzionamento. Questo ed altro sul nostro sito Audio Luci Store. A presto!